servizio essenziale. Vi è ormai il timore generalizzato di non avere più dallo Stato alcuna assistenza nel momento più importante, nella malattia, nel maggior bisogno. Chiunque di noi avrà vissuto delle esperienze. Salta fuori da un cilindro una nuova situazione, una nuova forse soluzione, la Casa della Salute, che sono presentate come la soluzione alla congestione del pronto soccorso. Ma che servono ancora non l'abbiamo capito. Intanto abbiamo tantissime foto con questo bellissimo faccione accanto. Una domanda. Io questa domanda vorrei girarla a Davide. Davide, e adesso come siamo messi? Anche alla luce della conferenza stampa della Mastro Buono che ha fatto il 13 settembre sull'atto aziendale della provincia di Frosinone. Buongiorno a tutti, allora io sono Baridari, sono consigliere regionale del Lazio e sono in commissione sanità. Vorrei dire innanzitutto che sono state invitate a questo dibattito molte persone importanti che dovrebbero essere loro a decidere cosa fare e cosa succederà della sanità qua a Frosinone, ma naturalmente non sono venuti, perché a volte questi momenti in cui ci sono i cittadini che discutono del proprio ospedale, della propria città, del proprio futuro, forse è difficile dare queste risposte. Abbiamo visto questo consigliere regionale, che peraltro non è in commissione sanità, quindi non so come fa a avere tutte queste informazioni, forse avrà un canale privilegiato con Zingaretti, però abbiamo visto che è venuto qua in questa sede e ha fatto molte promesse. Il principio è proprio questo: come facciamo a credere ancora a queste promesse? Cioè loro, la maggioranza, intendo Boschini, Zingaretti, sono lì da un anno e mezzo. In un anno e mezzo si poteva cambiare completamente la regione. Io vi assicuro che il commissariamento, il blocco del turnover, il depotenziamento delle strutture sono tutte scuse, perché la verità è semplicemente una, come posso dire, una guerra fra promettere e tenere buoni cittadini e invece dire la verità e mettere di fronte agli occhi di tutti quello che succede davvero. Noi siamo dalla parte opposta, nel senso, c'è, vi faccio proprio l'esempio, mettiamo Boschini, mettiamo Zingaretti, la Mastro Buono, loro dicono che va tutto bene, che sono stati costretti a tagliare i nostri ospedali dal 2010 in poi, perché c'era questa nuova spending review, dove hanno azzerato la sanità. Non hanno detto: guardate, questo ospedale è inefficiente, ci sono 3-4 primari che fanno la stessa cosa, tagliamo quello. Oppure quel dirigente che prendeva un mare di soldi, tagliamo quello, magari salviamo qualche servizio ai cittadini. Invece hanno tagliato tutto in maniera indiscriminata. Con dati comparativi affinché il cittadino venga messo in grado di capire che cosa sta facendo la Mastro Buono. Questo è nero di sebbia che stanno proiettando davanti alle vostre facce, stanno sputando davanti alle vostre facce, perché nessuno deve capire cosa c'è scritto lì. Questo è molto importante capire. Il vecchio trucco di farvi sentire fuori dal cerchio della competenza. Però per quanto ci riguarda, a noi non ci prendono in giro, perché noi li andremo a prendere dato per dato e la smaschereremo. Perché per quanto mi riguarda... Sì, aggiungo solo due cose. Io non sono stato volutamente dettagliato sulla stazione di Anagni, su Alati, su tutti i presidi. Perché? Perché dobbiamo anche noi capire esattamente, con i dati reali, che non ha la regione, che non ha il nostro buono, dove intervenire. Per cui abbiamo fatto questo primo anno e mezzo in regione con il Movimento 5 Stelle nella sanità, cercando di rispondere a tutti tutte le suggerimenti. Guardate, questo ospedale c'è, questo succede, questa cosa. Siamo stati sommersi da casi di malasanità. Abbiamo aperto 34 fascicoli di inchieste, alcuni appunto andati verso la magistratura, però siamo stati sommersi dalla sanità che non funziona. Abbiamo passato tanto tempo a cercare di capire cosa va e cosa non va. Adesso abbiamo cambiato strategia. Siccome dobbiamo essere noi a programmare, come diceva proprio Massimo, dobbiamo essere noi a capire perché stanno facendo le scelte sbagliate, dobbiamo essere noi a dimostrare che quelle scelte non funzionano. Perché loro ci dicono: siamo costretti a chiudere a Nagni perché c'è, cioè, dobbiamo spostare a Frosinone, dobbiamo spostare qui, spostare là, per garantire questo i servizi. Invece noi vogliamo, con i dati di contabilità analitica, i dati reali, che mi dicono: guardate, questo reparto ha questa produttività, questo grado di efficienza, questo reparto cura tot cittadini. La provincia, li abbiamo invitati tutti tramite PEC, non se ne è presentato uno, o almeno io non ne vedo uno. I sindaci non sono soltanto i primi cittadini, ma sono anche i massimi rappresentanti della sanità a livello comunale. Quindi noi abbiamo chiesto a loro di mettersi in prima fila e di istituire le passeggiate della salute, facendosi proprio promotori e mettendosi in prima fila per camminare,
di istituire a livello scolastico di ogni singolo comune dei programmi di educazione alimentare. Oggi li fanno, ma li fanno spot. In una scuola sì, in una scuola no, quindi non ci servono questi programmi spot, ma devono essere di base. In più vorremmo che i sindaci si impegnassero all'istituzione del registro tumori, ne abbiamo veramente bisogno. Io ringrazio per l'attenzione, noi siamo queste immagini qui, e adesso diamo via alle domande. Allora, grazie anche per aver messo l'attenzione su un problema importante, quello della sanità nella nostra provincia. Ho preso un po' di appunti perché gli spunti sono tanti, quindi se dovessimo parlare di tutto farei come l'ultimo consiglio comunale, che ho preso 2 ore e mezza per parlare di sanità, perché sono 10 anni che noi nel mondo delle associazioni ci occupiamo di sanità e anche di proposte per cercare di migliorare quello che è la necessità della domanda di sanità della popolazione di Frosinone. Con piacere vedo qui anche molti dei miei colleghi nell'ambito dell'associazionismo, anche da Latri, da Frosinone, e poi invito a parlare, perché io vorrei un pochino solamente concentrarmi un po' sull'aspetto del nostro territorio di Anagni, perché ovviamente mi preme un po' di più senza... Lo stesso, però la voce poi io sì faccio, comitato, prendo tante responsabilità, ma comunque sono sempre un dipendente. Chiedo il vostro aiuto, la vostra comunità parlamentare, per essere più attivi e fare qualcosa di più. Questa c'è una marea di stronzate, ogni rigo almeno 5, no? Perché tanto per essere chiari, perché io non sono del Movimento 5 Stelle e si poteva pensare che magari loro usassero, questa è una diapositiva di conclusione. Miglioramento della prestazione sociale è funzione della qualità dell'impegno e dell'empatia del personale dipendente, a cui la ASL è contraria in tutto e per tutto. In questi ultimi 6 mesi in particolare loro hanno ostacolato il lavoro del personale in tutti i modi, adesso vengono a dire che il risultato è funzione dell'impegno del personale. Buon livello di funzionari, modelli organizzativi. Quali modelli organizzativi? Hanno nominato in 6 mesi ditemi un reparto, io vi dico quanti primari hanno nominato in questi 6 mesi. Nel nostro reparto di ostetricia prima Baldaccini, poi gli Ozzi, poi Salvatore, adesso di nuovo gli Ozzi che tra un mese va in pensione, quindi vi sembra un modello organizzativo, 4 nomine in 6 mesi, quindi hanno messo uno contro l'altro cercando di disgregare anche quel poco che funzionava. La qualità e l'accuratezza dei piani, assolutamente niente, non si parla di niente, non si vedono mai in ospedale, non hanno fatto nessun piano, ce l'hanno un piano veramente. Stanno occupandosi dei reparti che funzionano, stanno disgregando i laboratori analisi che funzionavano, non c'avevamo nessun problema in questa provincia di laboratori analisi, e adesso li chiudono. L'ematologia funzionava, c'erano 6 medici, adesso ce ne hanno 2, non funzionano. L'otorino, che è un otorino che va in pensione, chiudono il reparto di otorino a Frosinone, stanno disgregando tutto. Quali piani? Cioè il piano premeditato di disgregare e portare tutto su Roma, questo sì. Di un paziente, cioè il miglioramento delle prestazioni sanitarie in funzione di un paziente. Oh, ma ragazzi, ma ci facciamo di queste cose, cioè, è funzione di un paziente, ma che cazzo significa? Non sanno nemmeno, cioè, giusto per riempire la pagina, però, della capacità di saper riconoscere gli errori e portare in corso d'opera tutte le modifiche. Ma quali modifiche? Noi glielo stiamo dicendo al coordinamento da mesi e mesi, che abbiamo portato i motivi, il motivo per cui non funziona Frosinone, lo sapete, no? Non chiudono i pronto soccorsi, se li apre il medico A, poi il medico A stacca, bisogna aspettare per chiudere quel pronto soccorso, il medico A che monta 24 ore dopo. E noi gliel'abbiamo detto, loro lo sanno, non hanno fatto niente, quindi, ma riconosce gli errori, li sanno, non hanno fatto niente. Ma soprattutto dipende dalla partecipazione responsabile e appassionata della comunità. Abbiamo fatto le riunioni, il Consiglio Comunale aperto a Frosinone e se n'è andata, ha fatto la dichiarazione e se n'è andata, le associazioni, che insomma poi non sono associazioni di gente incazzata e basta, sono associazioni che sono medici, abbiamo analizzato i dati tecnici, informatici, proprio Vittorio e altre persone. Non hanno mai sentito le comunità, quindi adesso dicono che il risultato funziona la comunità, veramente una cosa drammatica, quindi io mi prendo l'onere di studiare bene queste diapositive, perché poi noi abbiamo fatto la protesta, ovviamente non siamo entrati, perché non so se tutti sanno che quella era una conferenza stampa imbrogliona, perché era stata spacciata come una conferenza locale della sanità, che è una cosa ben precisa, è l'insieme dei sindaci,
del direttore generale dell'ANSI e delle associazioni se venivano invitate. Allora ha fatto finta di invitare tutti, ma in realtà Ottaviani, che è il presidente dei sindaci, della conferenza dei sindaci, non l'aveva convocato. Quindi un imbroglio enorme anche solo nell'invito. Va bene, quindi abbiamo detto, boh, analizzeremo anche che la Ottaviani non è venuto. Ma io il giorno prima gli ho chiesto, scusami, Nicola, hai per caso, perché qui c'è noi abbiamo la lettera di invito con scritto conferenza uguale alla sanità. E io ho detto, io non ho invitato nessuno, non è la conferenza di sindaci, né la conferenza di... Scrive qua, raccompando nella graffa registro tumori, la mortalità. La mortalità non dice, se vogliamo, non dice niente. A noi ci serve l'incidenza, la prevalenza, ci servono degli indici statistici che sono un'altra cosa. Di aggregazione. I cittadini si devono organizzare in ogni comune. Abbiamo cominciato con Stora, con Alati, con Frosinone. Si deve estendere tutta questa organizzazione a tutta la provincia per riprenderci in mano i nostri destini e per porre le basi di un rilancio e di una rinascita di questa provincia. Perché ci avete dato modo di parlare di sanità. Noi dal 2003 che stiamo parlando di sanità ai cittadini di Anagni e non solo. Sono Cinzia Perati del coordinamento che si occupa della difesa della sanità sul territorio, nonché la segretaria dell'associazione Diritto alla Salute, sempre in prima fila. Volevo ricordare ai presenti che grazie a diversi cittadini, tra cui anche Carlo Ribaudo, noi abbiamo fatto la denuncia. Abbiamo denunciato, abbiamo presentato un ricorso, tanti ricorsi, abbiamo fatto tirare i soldi fuori dalle tasche della gente, non solo di Anagni ma di tutto il nord Cecilia. E c'è stato, abbiamo quindi seguito le vie legali, proprio per il diritto alla salute, per l'articolo della Costituzione. E adesso ne facciamo partire un altro, c'è tempo fino adesso ad ottobre, vero Anna, non mi ricordo, ecco, noi chiediamo il vostro appoggio. Del Movimento 5 Stelle, se appoggiate anche questo ricorso, perché per noi è stata una violenza, un abbandono dei cittadini del nord Cecilia, chiudere l'ospedale di Anagni, azzerare del tutto l'offerta sanitaria sul nostro territorio. Ne stanno morendo troppe persone, per cause inutili e per scelte sbagliate. Io propongo anche di cancellare per nome scritto da Piero, sindaco Franco Fiorito. Mi faccio anche promotrice di una raccolta di firme per questo. Noi vi ringrazio per questo incontro, grazie. Grazie a te. Molte prospettive che la cosa possa passare, anche perché noi stiamo proponendo il suo tumore a tutte le ASL, tutti ci dicono che sarebbero pronti. Abbiamo fatto un incontro in dicembre dello scorso anno con la Giunta, era disponibile anche la Giunta a trovare, diciamo, finanziamenti nel piano di rientro, ha già identificato l'IFO come centro di raccolta dei dati, quindi è da febbraio questa legge è stata presentata, era già tutto pronto, ma poi per motivi politici si è fermata. Però adesso si sta bloccando, quindi dovrebbe arrivare il tumore, che sarà veramente una vittoria di tutti i cittadini. Il direttore generale Mastro Buono è chiaro che noi non l'avremmo neanche nominata, ci siamo opposti proprio alla sua nomina per vari motivi, abbiamo votato contro, ma poi tutti hanno votato a favore, i risultati sono quelli, quello che sta combinando. E dall'esperienza del Mastro Buono, l'esperienza del Mastro Buono, di altri direttori generali condannati alla Corte dei Conti, incompatibile eccetera, gli ha fatto una proposta di legge per evitare che altri come la Mastro Buono e altri personaggi della stessa risma in futuro vengano nominati direttori generali. Quindi una proposta di legge che rivede tutti i criteri di nomina, in ottica di trasparenza, che anche quella è ferma in regioni insabbiate da molto tempo. Ritorno un attimo velocemente sulle dimissioni della Mastro Buono. Noi siamo sempre stati a favore di questa scelta, cioè delle dimissioni della Mastro Buono, tant'è che non volevamo nemmeno farla assumere, perché ve lo dico chiaro e tondo, ci sono dei requisiti previsti dalla legge che lei non ha, e vi spiego che cos'è: una norma anticorruzione che dice che chi ha avuto dei ruoli in fondazioni di diritto privato, come è la Fondazione Tor Vergata, e ce lo dice Zingaretti in risposta ad un'interrogazione che hanno fatto in regione, che quella è una fondazione di diritto privato, non può ricoprire il ruolo di direttore generale entro un determinato termine. Quindi lei questo requisito non ce l'ha, ed è per questo motivo che da sempre siamo stati contro, ancora prima di conoscerla, proprio perché è un discorso di legalità, e cioè è proprio per via dello schifo che sta accadendo in provincia per le elezioni provinciali. Io la farei anche se alla regione non c'è nessuno, anche se la farei magari sotto casa di Zingaretti il 12 ottobre,
Io per chiedere una massiccia partecipazione dei cittadini, ma soprattutto dei sindaci, per evitare che vadano a votare questo schifo di province che dovrebbero essere state abolite, ve l'hanno detto mille volte, ci hanno detto addirittura che noi non eravamo per l'abolizione delle province, quando invece era l'unica proposta che la voleva veramente, e ci dicono oggi invece che il 12 ottobre i sindaci, i consiglieri, i comunali vanno ad eleggere il presidente della provincia, quindi in poche parole